Daniela Leo, siamo a Bresso e qui c'è una protesta in televisione perché ancora una volta si parla di immigrazione. Sì, siamo riusciti a portare Rete 4 dalla vostra parte il programma. Bresso è il comune con la più alta densità di profughi. Ne hanno circa 600 in questo momento, li ospitano in via Clerici nel polo della Croce Rossa. Un centro di smistamento in verità è diventato un centro di permanenza continua, non si sa quanti possono stare e fino a quando, se siano profughi, se siano clandestini, se siano rifugiati, non si sa niente. Si sa solamente che Bresso ne ospita più di 600 con tutti i disagi che ne conseguono. Tra l'altro, secondo le stime, l'82% di chiedenti asilo non hanno poi diritto all'asilo. Esatto, è proprio quello il problema. Noi non siamo contro all'accoglienza di chi scappa da una guerra, siamo contro ai clandestini e a chi non ha il diritto di stare. Quindi va bene il centro di smistamento, ma che smisti veramente, non che diventi un centro di permanenza continua. Disagio per le persone del quartiere, che cosa le hanno detto? Allora, le persone del quartiere non possono più vivere nel loro parco, perché il Parco Nord, fiore all'occhiello di Bresso, Cinisello, Cusano Milanino e anche alle porte di Milano con Viale Suzzani, non si può più frequentare perché è pieno di queste persone che non hanno dove stare e stanno nel parco, giustamente, non hanno neanche loro tutte le loro colpe, ma quindi il parco non è più agibile, le persone sono state inseguite, abbiamo qui denunce dei carabinieri e rimostranze, stanno coi cellulari wifi tutto il giorno sotto le colonnine del comune, non è possibile. Intanto Comune e Stato che cosa fanno? Comune e Stato non fanno niente, guadagnano e basta su questa cosa, è proprio questo il problema, c'è solo una questione economica in ballo, non c'è l'interesse dei profughi al centro dell'attenzione, dell'essere umano, questa non è un'accoglienza, è un parcheggio.